presentato il MUVMED 2024 di ATM che prevede un abbonamento annuo di 50 euro, grazie al quale si potrà viaggiare su tutti i mezzi di ATM per un intero anno. Un altro risultato importante nella politica del trasporto pubblico urbano che l'amministrazione comunale ha voluto portare avanti e che sta portando avanti e che trova in ATM, diciamo, lo strumento fondamentale. Siamo contenti e orgogliosi di questo, ringraziamo tutti quelli che ci hanno lavorato, i nostri dipendenti innanzitutto e che si sono, come dire, messi in moto seguendo quelle che erano le indicazioni del management aziendale e i risultati sono venuti. Siamo tra le prime 7 città italiane, quindi con città di calibro veramente importante nel settore del trasporto pubblico locale e siamo felici di questo. Oggi presentiamo il MUVME, quindi la seconda edizione del MUVME. Quindi un abbonamento anche questo a prezzo calmierato grazie al contributo dell'amministrazione comunale e ad una parte di riduzione, diciamo, di quello che era il costo complessivo dell'abbonamento perché è stata prevista proprio una tariffa promozionale e quindi ci presentiamo alla cittadinanza con questo nuovo abbonamento online sulla nostra piattaforma, quindi sul nostro sito, basta andare sul nostro sito o anche recarsi presso le emettitrici automatiche di biglietti che sono in città e possibile farlo anche da lì. Chi ha Ricordiamo il abbonato, costo, Presidente, il il costo costo è annuale. 50 euro per l'utente, una rimanente parte sarà messa dall'amministrazione comunale, quindi è molto semplice, non vanno caricati particolari documenti, basta caricare appunto i propri dati, se si è già abbonato indicare il numero dell'abbonamento e lo stesso verrà rinnovato, quindi sulla propria card ci sarà già l'abbonamento rinnovato. Se invece è un nuovo abbonato, non è stato mai abbonato con ATM, caricherà i dati e il sistema genererà subito un QR code che potrà utilizzare per 7 giorni, quindi potrà utilizzare da subito a viaggiare sui nostri autobus, dopodiché basta recarsi in una dei nostri uffici, front office o i nostri box e ritirare la card che poi gli consentirà dopo i primi 7 giorni di viaggiare tutto l'anno. ATM è una piccola rivoluzione, come tante ne sono state fatte dal 2018, è un'azienda che funziona, che ha un nuovo parco mezzi che trasporta i miei concittadini in giro per la città, evitando il problema delle macchine in centro, evitando il problema dei parcheggi e che con il sistema che ha consentito di incentivare il costo dell'abbonamento consentirà con 4 euro al mese per 12 mesi di camminare in tutti gli autobus, con tutte le linee in tutta la città. È una piccola rivoluzione che serve a far capire come il trasporto pubblico funziona e che deve essere sempre più utilizzato. L'orgoglio non è mio, non è del sindaco De Luca, ma deve essere dei cittadini che vivono la città e devono riappropriarsi di questo orgoglio che c'è, che noi abbiamo e che deve partire dalla consapevolezza che migliorare i servizi serve prima a noi stessi. Il tram è nato in una maniera probabilmente scomposta tantissimi anni fa, abbiamo in revamping le autovetture, entro settembre dovrebbero arrivarne altre due, sappiamo che ce lo dobbiamo tenere, ma lo stiamo migliorando. Da ottobre arriveranno i lavori per il restyling di tutta la linea tranviaria, speriamo davvero che anche il tram possa eccellere come sta eccellendo anche il trasporto su gomma.